tutti. Questo video lo voglio spendere non per parlare delle solite cose, ma sarà un video particolarmente originale, ma per parlare del tema, secondo me, a questo punto, della follia umana, che si mescola sempre, anche un po', nasce un po' anche dall'ignoranza, dall'inciviltà, no? C'è una mescolanza di queste varie problematiche. L'altro giorno stavo tornando a casa, che avevo fatto la spesa, e mi cade l'occhio su, adesso non mi ricordo se stavo buttando qualcosa nei cestini oppure mi cade l'occhio, e vedo il raccoglitore della carta, che era praticamente diventato una specie di biblioteca, di contenitore di libri, pieno di libri buttati via. E veramente sono, per chi ama i libri come me, sono delle coltellate, perché non è la prima volta, tra l'altro, che mi succede questa cosa, di persone che magari, mi auguro che sia questo il motivo, magari è morto qualcuno in casa loro, perdono un po' il lume della ragione per fare un po' di spazio, si privano di libri che poi, tra l'altro, sono libri che sono stati anche pagati delle belle cifre, libri culturalmente, tra l'altro, anche di un certo spessore, come vedremo dopo, oppure, non so, gente che deve liberare molto velocemente casa, magari è stata anche sfrattata e molto rapidamente si libera, non fa neanche la fatica di dargli a una biblioteca, a un book crossing. In questo quartiere ce ne sono, io ne conosco perlomeno 3 di book crossing molto vicini a questo punto, anzi 4. Portateli a un mercatino e se li rivendono magari a 1 euro l'uno a qualcuno possono interessare, ma io ho sentito veramente il bisogno di salvare da una fine certa non tutti questi libri, perché alcuni erano troppo in basso, ho preso solo quelli che uscivano fuori, praticamente quelli che erano stati appoggiati sopra, perché mi sembrava una cosa folle, ma immaginavo poi di trovare dei titoli, insomma, abbastanza modesti, insomma, mentre invece guardate un po' quelli che non mi interesseranno, li porterò a un book crossing e me ne prenderò altri che mi interessano, ma hanno abbandonato, tra virgolette, al loro destino, tra l'altro i raccoglitori dell'AMIU, qua si chiama AMIU mi pare, sono passati una mezz'oretta dopo il mio passaggio, quindi li avrebbero portati via, sarebbero andati al macero, libri come Il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che è un classico, questo roba che te lo vai a rivendere a un mercatino ci fai anche qualche euro veramente. E poi ve li faccio vedere velocemente, è una cosa, la mia simbolica, Giuseppe Parini, Il Giorno, a cura di Raffaele Amaturo, ecco qua, un vasto e indimenticabile affresco della società settecentesca, dal tardo risveglio del giovane signore al suo lento indugio nel letto, al complicato cerimoniale dell'abbigliamento, fino alla gloriosa uscita in carrozza sotto l'occhio falsamente ossequioso dei servi. Questo è buttato via. Poi c'è un libro in francese, mi pare che sia in francese, di Colette, che se non sbaglio era una scrittrice molto famosa, Mitsu si chiama il suo libro, Mitsu, eccolo qua. Poi c'è un manuale di sociologia a cura di René Koenig della Feltrinelli. In questo io sono stato iscritto a sociologia, quindi vi ricordo qualcosa. In questo volume darò un ripasso: anomia, arte, biosociologia, burocratizzazione, comunicazione di massa, comunità locale, controllo sociale, che è un tema importantissimo nella sociologia, diritto, divisione del lavoro, etnologia, un'altra materia molto importante in sociologia, filosofia della storia,
mutamento sociale, potere, pregiudizi e minoranze, psicologia sociale, religione, società, società primitive, società sottosviluppate, anche molto interessante. Qua dalla quarta di copertina leggo: la scienza che studia l'uomo nei suoi rapporti con la famiglia, la società, il mondo della produzione, l'arte, la cultura, la comunicazione di massa, un'esposizione chiara e precisa dei principi e concetti fondamentali della moderna sociologia, buttato questo volume letteralmente al cesto. Poi c'è un romanzo, direi, Il re della stirpe perduta, volume 3, della saga Intrighi del mondo ignoto. Questo è anche molto recente. Vi leggo dalla quarta di copertina: con i cavalieri del sole sfuggiti all'esercito dei figli della notte, la minaccia di un nuovo conflitto incombe su Zaila. Oltre a questo, i molti crimini commessi dalla regina Ussera attendono che sia fatta giustizia. Ancora una volta Selene e i suoi amici dovranno trovare il modo di rimettere a posto le cose, facendo al contempo una scoperta straordinaria. È anche un libro bello sostanzioso, una bella copertina, vedete, della scrittrice di Genova, qui di Genova, Silvia Fascio. Poi qui abbiamo un libro di fumetti, vedete, una volta andavano tanto di moda, adesso pare che stiano tornando di moda, a cura di Pierre Carpi, Johnny Hazard di Frank Robbins. Quindi l'autore, fatemi, non ho capito bene qual è l'autore, aspettate. Allora, l'autore è Frank Robbins, Johnny Hazard, Sugar Editore, io non ho mai sentito. Ma anche questo voleva essere, lo davi magari a un, è in italiano, lo davi a un bambino, lo facevi contento. Ma non è finita, non è finita. Qui c'è Jules Eisenbad, Fotografo senza obiettivo, l'enigma scientifico di Ted Serio, sull'uomo che fotografa col cervello, sempre di questo Sugar Editore, che non ho mai sentito, vediamo un po' di capire di dov'è, che ha un marchio un po' simile a quello di Salani, Milano questo editore. Vi leggo dalla quarta, un po' di trama. Il dottor Eisenbad, docente di psichiatria presso l'Università di Denver nel Colorado, è venuto a conoscenza di un'eccitante serie di esperimenti compiuti da un certo Ted Serios, che possiede l'abilità di proiettare le sue immagini mentali direttamente su una pellicola fotografica. Però, interessante come trama. E questo mi fa tornare alla mente una cosa che io spesso... immagino di scrivere un libro dove c'è uno che inventa una macchina che è in grado di registrare visivamente, come se fosse un film, i sogni che uno fa di notte. Ci sarebbe veramente da divertirsi poi a rivederli il giorno dopo. Uscirebbero a volte dei veri capolavori, anche perché poi sapete che molto spesso poi uno la mattina non si ricorda purtroppo niente. Io sono uno di quelli che si ricorda pochissimo di quello che sogna, eppure sogno anche parecchio, soprattutto quando sono molto stanco. Allora, Pierre Bayle, Pensieri sulla cometa e dizionario storico critico, sempre della Feltrinelli. Guardate che bella questa immagine, una follia, questa è una follia, questa è una dimostrazione di follia, cioè un'ignoranza abissale, cioè pensare di buttare via dei libri di questa portata è veramente una cosa, Feltrinelli e rigore, è incredibile. Allora, qui c'è, sì, guardate che roba, Hans Reichenbach, La nuova filosofia della scienza, implicazioni filosofiche della teoria della relatività, i concetti di causalità e probabilità, l'analisi del discorso etico e il problema della volizione libera. Una roba proprio di alto livello, questa ci porta in una biblioteca. Siamo messi male, ragazzi, siamo messi molto male. Voi ricorderete che qualche tempo fa ho fatto un video su una specie di discarica abusiva che sorgeva, che sorge purtroppo ancora qui in zona, la fermata Binelle della zona, che qui si chiama delle Nasche verso Bavari, dove si erano accumulati dei rifiuti. Allora io ho fatto il video, l'ho mandato all'AMIU,
ho ricevuto risposta, sono passati ormai mesi, voi capite che delle discariche abusive creano inquinamento. Mi è stato detto, mi è stata mandata un'altra email dicendo che la cosa era stata presa in carico. Dopo qualche mese mi volevo togliere la soddisfazione di perlomeno ho contribuito nel mio piccolo a qualcosina per migliorare questa società di merda, perché questo è col cazzo che sono andati a ritirare la merda che sta là dietro. È rimasto tutto lì, non solo, è aumentata, perché forse gli avevo fatto pure pubblicità a sta discarica. Quindi io ora mi cercherò di farmi venire la voglia e la forza di rifare un altro video e di ridenunciare un'altra volta, ma se in questo paese non riusciamo a ripulire una piccola discarica di sanitari, dei vecchi televisori, eccetera eccetera, biciclette abbandonate, rifiuti di ogni genere, che basta veramente un furgoncino per portarle dove vanno portate per lo smaltimento, poi non ci si può lamentare che questo paese sta andando come sta andando, non ci si può lamentare dei tumori, delle malattie, perché c'è un veramente un mal governo di qualsiasi cosa che è indecente. Ed è una vicenda veramente emblematica, perché poi ti scrivono pure che sì, ci abbiamo preso in carico, sì, mo quanto ci mettete? 2 anni per portare via sta roba? Poi c'è questo libro con disegno di copertina, anzi disegni che lo impreziosiscono non poco, di un noto pittore, Aligi Sassu, che fa la copertina, ma non solo, non ci avevo fatto caso che c'erano dei disegni anche all'interno. Casa editrice Bietti, Milano. Vedete? Aligi Sassu è un pittore famoso, adesso non mi ricordo, immagino che sia sardo dal nome. Vediamo se trovo qualche informazione. E Gli italiani a cavallo, credo che sia un libro dedicato alla storia. No, è un romanzo. Sì, dove racconta tutte storie con gli hanno per protagonisti i cavalli, che sono quindi un amore, una passione di questo autore, Max David si chiama, di Cervia. Infatti c'è una sua foto, vedete, a cavallo. Ha fatto un libro di racconti a tema con il cavallo protagonista, è molto interessante anche questo. Ma soprattutto c'è quello che veramente non ho potuto, proprio lì quando ho visto questo ho detto no, devo per forza salvarli questi libri, perché qua non è possibile una cosa del genere. Si intitola Colloqui con Kafka, e per i pochi che non lo sanno possiamo probabilmente dire che è stato il più importante scrittore europeo a livello europeo del Novecento. Se non è il più importante, è uno dei più importanti. L'enigmatico Kafka, al quale si deve addirittura un aggettivo, l'aggettivo kafkiano. Questo libro è di Gustav Janusz ed è molto interessante, perché appunto Gustav Janusz, interessante per chi ama naturalmente e conosce Kafka, conobbe Kafka nel 1920, 4 anni prima che il grande enigmatico scrittore praghese morisse. Mise per iscritto i suoi colloqui con lui via via che avevano luogo, annotandoli nel suo diario. In tal modo Janusz ha conservato numerosi pensieri di Kafka sui più svariati argomenti. In queste conversazioni si parla di sociologia, letteratura, religione e particolarmente di educazione, ma non mancano i tratti personali e biografici che illuminano dati momenti della vita del romanziere. Il più bel elogio di questo libro è espresso nelle parole di Max Brod, il fraterno amico, biografo e editore di Kafka. Sembra che Kafka sia ritornato in vita e ci dia nuovi lumi attinti alla sua vasta saggezza. Io ho letto già questo libro, breve ma molto sostanzioso. Vi voglio leggere solo una curiosità, che è molto divertente, che esce fuori da questo libro. Una cosa che mi ha fatto molto ridere,
poco conosciuta probabilmente. L'editore Kurt Wolf di Lipsia aveva respinto alle 8 del mattino la traduzione di Rabindranath Tagore per mandare di corsa, 2 ore dopo, il lettore della casa editrice alla posta centrale affinché recuperasse il manoscritto respinto, perché nel frattempo si era saputo dal giornale che Tagore aveva vinto il premio Nobel. Mi sono ammazzato a leggere questa cosa, quindi c'è speranza per tutti quanti gli aspiranti scrittori che si vedono rifiutati, no, i loro manoscritti, perché vedete che cantonate che si possono prendere, no? Immaginate la scena, no? Questa casa editrice che di questo che ha appena bocciato il manoscritto di uno, ma questo non vale niente, poi apre il giornale e dice Tagore è stato dichiarato vincitore del premio Nobel di un manoscritto che tu nella traduzione ovviamente che hai appena respinto, pensa che è una cosa incredibile. Ho voluto dedicare un video a questi libri buttati nel cesso, nella monnezza, abbandonati, schifati, oltraggiati dall'ignoranza umana, perché è il mio modo di ridare dignità a questi autori, a questi editori e alla letteratura che è contenuta in queste opere. Addirittura avete visto Il Conte di Montecristo, un libro famosissimo di Dumas, perché non è accettabile che cioè io penso che abbandonare libri in questa maniera in mezzo alla spazzatura dovrebbe essere reato, non è possibile una cosa, è troppo, è una manifestazione di inciviltà che non è tollerabile. Quindi il mio modo di ridare dignità a queste opere è stato quello di volergli dedicare questo video.